A Sapri per parlare di alta moda, ma l'alta moda è capita da tutti? Secondo me c'è un bel ritorno per l'alta moda, la mentalità dell'alta moda, perché la qualità vince sempre. La mia esperienza veramente vedo, lavorando a Roma, avendo l'atelier a Roma, avendo anche clienti italiani e internazionali, vedo che c'è un ritorno del bello, della qualità, della ricerca delle cose, perché l'industria oggi ci ha invaso in tutto per tutto, per cui il buon gusto, la qualità, io vedo che c'è un buon ritorno, perché comunque questa, l'Italia è la patria del Made in Italy, della moda, della creatività. Lo è ancora? Ma penso di sì, perché il DNA non smentisce mai, per cui io oggi qua mi fa piacere di stare con i ragazzi, di raccontargli della mia esperienza e fargli capire che l'alta moda, la qualità e l'originalità, rispettando, vince, e bisogna darla vita, perché l'artigianato è quello che ha reso questo paese unico nel mondo. L'artigianato se ne fa poco, pochi artigiani ci sono, anche per quanto riguarda la sartoria. Ma l'artigianato in generale, non solo la sartoria, tutto l'artigianato. La parola Made in Italy nel mondo, una parola inglese, è nata grazie all'artigianato italiano, perché si distingue nella calzatura, e nel marmo, falegnameria, i mobili, e nella sartoria, l'alta moda, i tessili, è stato proprio la bandiera del Made in Italy. Secondo me l'artigianato negli ultimi 20-30 anni è stato un po' lasciato andare, che è quello che è stato la maestranza di questo paese, e non gli è stato dato il valore di quello che meritava, perché tu, un artigiano, io vivendo a Roma, sentendo come è nata l'alta moda e la storia, tu non lo vuoi paragonare un'azienda artigianale a una industria. Anche bisogna rispettarli con le tasse, cose, bisogna aiutarli, perché questi, lì c'è la creatività, c'è la manualità. E usare le mani nei mestieri, specialmente nell'alta moda, nella sartoria, è una cosa unica. E c'è una clientela vasta nel mondo che vuole il Made in Italy. Secondo me bisogna preparare un esercito che è capace, che comunque ha questa possibilità, c'ha la bellezza del paese che offre dal nord fino al sud, c'è la gioventù, c'è tutto, anche i primi materie. Per cui secondo me una strada da riprendere, che comunque sarà una strada vincente, perché il Made in Italy, l'Italia, è conosciuta nel mondo grazie alle sue eccellenze. Io non sono di origine italiana, sono palestinese, ma io il mio sogno ho voluto realizzarlo in Italia, a Firenze e a Roma, e essendo anche non italiano sono cresciuto grazie a mio padre, che mi diceva: questa è fatta in Italia, Made in Italy, questa parola mi ha trascinato qua. Ho fatto i miei studi, ho iniziato a coltivare il mio sogno a Roma, e ringraziando Dio ho realizzato, perché anche senza aiuti, se uno ci crede, deve avere umiltà, pazienza e andare avanti. Oggi hai di fronte a questa platea di giovani, aspiranti sarte, magari aspiranti stilisti, qual è quindi il tuo consiglio, e soprattutto cosa racconterai, cosa racconti a questi studenti? Ma la prima volta che ho fatto due o tre conferenze, ma con gente più nelle università o più adulti. Qui vedo una età proprio giovanissimi, secondo me mi piace parlare della mia esperienza, raccontargli come bisogna seguire i propri sogni con delle difficoltà, essere umili, imparare, e non è come dicono le vecchie sarte o anche tutti gli artigiani: non si finisce mai di imparare. Avendo questo bagaglio di umiltà, secondo me è una carta vincente per andare avanti. La moda oggi che cosa propone? Ma si parli con me per l'alta moda. L'alta moda io lo interpreto grazie alle collezioni, anche facendo abiti per certi personaggi, persone. Mi piace fare l'abito che veste l'anima della persona, che rispecchia il carattere, non solo il fisico, perché il fisico tu puoi fare due o tre prove in più e lo fai perfetto. Ma l'alta moda, il bello è che tu dai l'abito giusto alla persona, al carattere giusto. Una lezione di alta moda qui all'Istituto Leonardo da Vinci, perché c'è l'indirizzo moda. Come va questo indirizzo, e soprattutto i giovani hanno voglia di dedicarsi a questo settore?
Ma questo è un settore che ha molte potenzialità. Devo dire che noi siamo riusciti a fare sempre le cinque classi, abbiamo cinque classi, un corso completo. Tra l'altro voglio anche annunciare che inizieremo anche l'anno prossimo un corso serale, un triennio serale, proprio per chi volesse recuperare un po' anche il suo percorso di studi e finalizzarlo proprio alla produzione tessile, all'abbigliamento e alla moda. È un corso che va bene, un corso nel quale si intrecciano tante categorie, tanti concetti, la creatività, l'originalità, la fantasia, l'immaginazione, la cultura, no? Che si vive anche in un territorio, intrecciandolo anche con le culture altre, con le culture di altre comunità. Però è anche un settore che ha bisogno di rapportarsi alle dinamiche economiche, alle dinamiche sociali. Quindi noi, per esempio, un incontro con una personalità di così alto profilo come Jamal Tazrak è un incontro importante, perché dà alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con un contesto e un orizzonte completamente diverso, quello che deve essere un po' l'ideale anche del loro percorso professionale.